Buongiorno amici di Real Team TV, oggi è venuto a trovarci l'attore Gaetano Aronica. Benvenuto Gaetano, un piacere averti qui con noi. Bentrovati, un piacere per me, veramente complimenti per le vostre trasmissioni, molto belle, sono contento di esserci. Bene, ci fa molto piacere. Voglio subito salutare la nostra splendida Giusy, più in forma che mai, eccola qui. Grazie direttore, sempre gentilissimo, buongiorno a lei, benvenuto Gaetano Aronica, sono felicissima di averti qui con noi e onorata. Buongiorno, piacere mio. Allora, attore, regista, sceneggiatore, una carriera straordinaria, tantissimi ruoli, tantissimi personaggi, interpretazioni magistrali anche di personaggi, come dire, complessi, di personaggi legati anche ad un impegno, a un ruolo sociale, civile, mi riferisco a Paolo Borsellino, Livatino, Caponnetto, anche Aldo Moro nella più recente Tina Anselmi, quindi anche dei personaggi forti legati appunto a questo ruolo sociale. Tantissima televisione, fiction, faccio giusto qualche nome ragazzi, Il Capo dei Capi, Il Commissario Montalbano, Edda Ciano, Il Comunista, Don Matteo, Squadra Antimafia, tantissimi, non potrei davvero farli tutti i nomi perché non finiremo più, del cinema, Malena, Baria, tra l'altro Baria, Gaetano ti ha fatto arrivare la nomination al David come attore non protagonista, registi quindi incredibili, Giuseppe Tornatore, cosa aggiungere? Tantissimo teatro, ti abbiamo visto da poco, un po' in tutta Italia, con Gianfranco Iannuzzo, Il Padre della Sposa, ma anche adesso con Ombre, con l'onorevole del nostro grandissimo Leonardo Sciascia. E giusto per gradire, non ci facciamo mancare nulla, anche una serie Netflix internazionale, sto parlando di Barbarians, dove eri l'unico italiano che hai recitato tra l'altro in latino senza, voglio aggiungere, essere mai doppiato e interpretavi Varo. Quindi davvero potremo parlare di tantissime cose, adesso le toccheremo. Anche presidente, sei stato presidente del nostro teatro Luigi Pirandello, la Fondazione Luigi Pirandello di Agrigento, però voglio partire dall'oggi Gaetano, perché so che fra poco sarai pronto, diciamo, ad andare di nuovo in scena per delle riprese, perché c'è un film per il cinema, quindi so che prestissimo sei al lavoro. Ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, grazie, hai detto tutto tu, vuol dire che sono molto vecchio da quello che hai detto. Sei molto bravo. Sono molto vecchio, ho fatto tante cose. Sì, mi preparo in questo momento, io sono qui nel mio studio alle porte di Roma, ma sto aspettando una chiamata perché proprio il film comincia oggi a Palermo e io dovrei cominciare appunto in settimana e sto aspettando proprio di scendere. Come vedete il mio look è piuttosto diverso dal solito, sto facendo allungare i capelli, imbiancarli un po' di più, ancora di più il baffo, perché è un personaggio molto particolare che ha anche problemi di vista, ma non per questo, gli occhiali, insomma, un personaggio purtroppo non si può dire molto di più prima che inizi un film, perché rischi di andare a ledere dei segreti, però posso dire che è un progetto straordinario perché internazionale, ci sono attori che vengono da tutte le parti del mondo. Il protagonista è Alessandro Valos, che è famoso per aver fatto oltre a Versailles la serie fortunatissima, proprio di serie Merlin, per cui poi ci sono attori pakistani, africani, inglesi, gallesi, italiani, insomma è un bellissimo progetto che in qualche modo collega le vite private di questi e i misteri di questi personaggi, soprattutto del mio, con misteri anche familiari, con diciamo così la violenza contro l'ambiente, cioè la violenza contro l'ambiente e i cambiamenti del nostro pianeta vanno di pari passo purtroppo con una certa involuzione delle persone che diciamo così hanno dei segreti non sempre come dire comodi da confessare. Quindi siamo pronti e noi ovviamente attendiamo con ansia. Fuori di sale, esatto, questo regia di Rosa Russo. Gaetano, ti posso chiedere, perché appunto hai fatto tantissime e bellissime cose, quali sono un po' i criteri nella scelta di quelli che sono i tuoi lavori, i tuoi film? Cosa attenzioni principalmente anche dall'alto, al di là della tua bravura, ma anche dell'esperienza? Ma guarda, quando un attore può scegliere vuol dire che è in un momento fortunato della propria vita e in qualche modo delle scelte vanno fatte, per cui se è vero che all'inizio tutti ci buttiamo nei primi 10 anni, come diceva Fernanda Pivane, nei primi 10 anni
si sonda il terreno, si fa di tutto. Poi a un certo punto comincia a scegliere, ma anche a essere scelto, non solo dalle persone, ma anche in qualche modo da quello che possiamo considerare il destino, il caso e le circostanze della vita, che non è solo un atto di volontà. Io ti dico la verità, mi sono trovato dentro questo diciamo personaggio, che in fondo è un personaggio non fa soltanto teatro, cinema, televisione per il piacere di farlo, ma perché crede che possano essere dei veicoli per sconfiggere altri mali del nostro mondo e della nostra società. È proprio un personaggio di cui non posso rivelare l'identità, ma molto impegnato in prima linea, mi diceva, gratificandomi, forse anche troppo, l'arte è il futuro dell'antimafia, ora tocca a te. Sei l'unico che sta facendo questo in Italia con una certa risonanza. E infatti ho anche le paure di chi fa tutte queste cose, ma le paure, diceva anche Falcone, non si può vivere senza paura. La paura ci accompagna, è proprio la capacità di sconfiggerla tutti i giorni, insomma di fare qualcosa di utile. Io mi sono trovato a scrivere Il giorno della civetta, avere a che fare, a incontrare la famiglia Sciascia, nello stesso momento in cui Tornatore mi chiamava nei suoi film ed Enzo Monteleone, altro premio Oscar, altro per Mediterraneo, lui fu sceneggiatore, mi chiamava per fare Borsellino nel Capo dei Capi. Ti posso confessare alla radio, ma non lo dico alla televisione, ma non lo dico a nessuno, che quando ottenni il ruolo di Borsellino, dissi a mia madre, allora viva, mamma, per quanto mi riguarda posso anche smettere di fare l'attore, perché ho fatto quello che, cioè, più di quello non riesco a immaginare, è un eroe, no? E quello anche denota la passione che metti, ma anche la serietà e il rispetto per l'arte, no? Che poi fai trasparire anche dalle tue interpretazioni, perché come ovviamente vivi anche la cosa fa nettamente la differenza, al di là delle tue capacità. Torniamo un po' a Barbarians, perché insomma nel 2020 arriva questa serie, io e il direttore siamo appassionatissimi di serie Netflix, lo ammetto, io sono quasi patologica, le guardo tutte, tu poi hai nominato Versailles, infatti ricordavo benissimo l'attore nel ruolo fratello di Luigi XIV, il Duca d'Orléans, quindi sono assolutamente una patita e vederti in Barbarians per me è stato un orgoglio, ma che già mi portavo da tempo, perché lo sei a prescindere. Però come nasce questa bellissima esperienza? So che la produzione ti ha fortemente voluto, so che sei entrato nel cuore poi di tutti, ma non faccio fatica a crederlo, e parliamo di questo latino, perché io poi so che il latino fa parte della tua famiglia, quindi la cosa mi ha, come dire, inorgogliato veramente tantissimo. Guarda, Barbarians è stato molto semplice l'ingresso in Barbarians. È vero che c'erano tantissimi pretendenti, però io da parte mia sono entrato nell'unico modo che conosco, insomma mi hanno scritto, mi hanno mandato delle mail chiedendomi un'audizione, un provino, d'altro c'era aria già, ancora forse non di Covid, ma no, credo di sì, perché già si facevano i set tape, comunque cioè, fu molto difficile il dopo, per cui i vari step sul latino, l'inglese, perché discutemmo molto, d'altro c'erano tante attitudini da verificare, il cavallo, la spada, c'erano tante cose. Ma fu molto semplice, feci un'audizione, sinceramente quando la feci in qualche modo pensavo già di essere, certe cose te le senti, mi sentivo la faccia giusta, sai quando uno dice, ho sempre, non lo so, non so cosa è successo di preciso, certo loro erano molto contenti, così come non so cosa è successo col latino, perché è vero che a casa mia si parlava latino come se piovesse, cioè, no, come se fosse normale, insomma, ma io non ero bravo a scuola, ero probabilmente il meno bravo in assoluto, per cui è stata una sorpresa anche per me ritrovarmi invece con il latino, riuscire a parlarlo correntemente, forse dall'alto i miei genitori mi hanno detto adesso ci vendichiamo di tutto ciò che ci hai fatto soffrire quando eri studente, fatto sta che tutti quanti erano convinti che io parlassi latino, ma insomma è andata... Onestamente. Ti stai come dire buttando giù, però parliamo di una famiglia di latinisti, direi, perché qua non si parla solo di professori, di latinisti, però allora ti scontravi veramente con delle colonne, forse eri il meno, come dire, così. Vabbè, comunque. Vabbè, non ero asino, però ti voglio dire. Dai. Non avrei mai pensato di dover fare un film in latino, sai, qui c'è un discorso che secondo me se ne dovrebbe parlare nelle scuole, nelle università, cioè pensa un attore. Gaetano Aronica si trova a recitare il latino antico in un contesto internazionale con una produzione appunto straniera eccetera, e a rispolverare il latino considerato tra virgolette
lingua morta. Per me questo non ha funzionato, per me è stata una lingua vivissima perché mi ha dato una marcia in più nel fare questo personaggio, nel renderlo vero, autentico, anche lui un personaggio storico peraltro, per cui sulla linea del teatro, un personaggio realmente esistito, per cui sì, diciamo, non è che non te l'aspetti, insomma, no? È come se domani mi dovessero dire di recitare in greco antico. Sì, l'ho studiato, ho fatto il liceo classico, però insomma è chiaro che i capelli mi diventerebbero probabilmente verdi. Ecco, è probabile, però insomma il risultato è stato ottimale e secondo me anche abbastanza vincente, assolutamente. Ecco, i nostri amici a casa, Gaetano, avranno capito che insomma noi ci conosciamo, però soprattutto voglio sottolineare, perché non l'ho detto finora, tu sei un grande orgoglio per la nostra Sicilia, in particolare per la nostra Agrigento, la nostra amatissima città, e a questo mi collego perché insomma Agrigento ha, come dire, raggiunto, o meglio, un importante obiettivo che però credo tu sia d'accordo con noi deve essere principalmente un trampolino di lancio, perché deve comunque essere proprio il motore che porterà magari ad avere dei miglioramenti importanti. Quindi Agrigento, capitale della cultura 2025, questa vittoria è legata anche a te, assolutamente a te, al tuo impegno che comunque ci hai messo anche la faccia, grazie anche a uno spot meraviglioso con la regia di Andrea Vanadia, con le musiche di Francesco Buzzurro, uno spot che per chi non l'avesse visto ancora, dei nostri amici a casa invito ad andare a guardare, che è stato sicuramente forte, incisivo anche in quella che è stata questa vittoria. Vogliamo dire qualcosa ai nostri amici di questa vittoria, di questo spot e anche di quello che tu ritieni da artista, da attore, ma anche da agrigentino, da siciliano vero che si dedica tantissimo alla nostra terra, cosa dobbiamo fare veramente grazie a questa vittoria? Cosa dobbiamo puntare? Ma sai, un po' vale la metafora di quello che diciamo, facciamo nella vita di tutti i giorni, è vero, noi ci conosciamo da tanto tempo, condividiamo, diciamo, non solo il paese, la città di origine, ma anche questo grande amore per la Sicilia, ma anche per tutta Italia, perché ci rendiamo conto di stare in un paese meraviglioso, veramente dalle Alpi al mare, siamo in un paese baciato, e, guarda, a volte è incredibile quello che riusciamo, come riesca a sorprenderci tutta Italia, secondo me. E hai detto bene tu, non è una vittoria in nessun modo, sì lo è, però 24 ore dopo i festeggiamenti rimbocchiamoci le maniche, è un'opportunità per una terra, non nascondiamocelo, che ha bisogno di riscatto, ha bisogno di essere vista sotto un'altra luce, è tutto collegato anche al discorso di prima. Io credo che così come nel lavoro, a me hanno insegnato che nel lavoro, nella professione, non bisogna essere bravi. Cioè, nel senso che tu puoi essere bravo, ma alcune circostanze possono anche toglierti questo slancio. Bisogna essere pronti. Allora, questa opportunità ci deve trovare pronti. Se non siamo pronti, è difficile che passi un altro treno così importante per una città che purtroppo di treni ne ha persi tantissimi. E per una terra che ne ha persi tantissimi, perché la Sicilia appunto non è mai riuscita a trovare un'identità, diciamo, pari alla sua bellezza naturale e anche alla bellezza dei suoi abitanti, perché io amo i siciliani con tutte le loro contraddizioni, con i loro eccessi, sono siciliano come te e mi rendo conto che abbiamo veramente bisogno di lanciarci. E sai, Giusy, come si fa a prevedere il futuro? Il video io l'ho fatto mettendoci la faccia, direi più che la faccia il cuore, ho buttato oltre l'ostacolo perché appunto essendo una terra di eccessi, la Sicilia, ma forse anche tutta Italia, se fosse andata male probabilmente sarei dovuto andare a fare i barbari a vita, perché naturalmente se la sarebbero presa tutte con me, ci ho messo la faccia, per fortuna è andata bene, spero che chi organizzerà tutto quanto se ne ricordi e naturalmente mi faccia fare la mia parte, ma io la penso come John Cassavetes, quando gli chiedevano qual è il tuo attore modello? Lui diceva: il mio attore modello è quello che non mi prega per fare la parte, devo pregarlo io per fare la parte. E allora io vorrei, non dico essere pregato, ma vorrei essere, come dire, interpellato, vorrei essere messo in gioco da chi si occuperà delle cose grandi. Io ho fatto l'artista, ho fatto cose piccole, ci siamo divertiti a fare una cosa per la nostra città. Me lo auguro fortemente. E a questo anche un po' mi collego, tu parli di una terra difficile, di eccessi, spero che ci sia appunto una memoria, un interpellarmi. Ecco, sei stato anche appunto presidente del Teatro Luigi Pirandello d'Agrigento, la fondazione.
Terra di contraddizione, abbiamo detto sei un nostro grande orgoglio, però c'è qualche sassolino un po' dalla scarpa che ti vuoi togliere. È una terra che spesso, questo lo dico io, diciamo che non riconosce magari il giusto, magari, come dire, ai figli un po' più pregiati, non gli rende magari la vita facilissima, ecco, mettiamola così. Anzi, a volte questo sembra quasi un qualcosa di, come dire, che non aiuta. Questo alza l'asticella della sfida, per cui tutto sommato mi esalta. Sì, no, Sassolini no, guarda, alla fine, sai, quando si è fatta una vita un po' particolare come la mia, si perdona tutto, perché si sa che dentro di noi c'è un abisso, dentro ogni essere umano, per cui si perdona tutto, le contraddizioni, è vero, i grandi, Sciascia, Pirandello, dicevano che in certe parti della Sicilia l'invidia non è un vizio capitale ma una malattia sociale, ma forse va superata anche quella, forse va messa insieme alle paure che ha questa terra del domani, perché è sempre stata abituata appunto a vivere in una certa incertezza. No, io credo, guarda, io quando uno compie un'esperienza, finisce un'esperienza, e può uscirne a testa alta, parlo non solo da un punto di vista morale, da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista meramente economico, per cui quello che ha fatto è indiscutibile, perché ci sono i numeri che parlano, uno ne esce contento, anche rispetto, tu sei una giovane mamma, anche rispetto ai propri figli, a quello che racconterai ai propri figli. Ecco, io posso raccontare a testa alta di essere arrivato in un teatro che era semidistrutto, che aveva debiti per più di 100.000 euro, e che abbiamo portato insieme a mio socio, al direttore generale, a un utile di oltre 400.000 euro dopo 4 anni. Siamo stati uno dei pochi teatri d'Italia ad andare in attivo di bilancio per 3 anni consecutivi. Ho portato per la prima volta la produzione ad Agrigento, il Teatro Pirandello. Oggi il Teatro Pirandello è conosciuto in tutta Italia per queste produzioni che poi sono andate avanti. Ho coinvolto tutta la provincia, cosa che sta facendo anche Agrigento Capitale della Cultura, coinvolgendo persino quasi 30.000 giovani che ancora continuano ad andare a teatro, gente che non era mai andata a teatro. E guarda che la responsabilità di portare i giovani a teatro è tantissima, perché se la prima volta che li porti a teatro sbagli spettacolo non torneranno più e perdi il pubblico del futuro. Viceversa, costruisci un nuovo pubblico, creare un teatro vuol dire creare un nuovo pubblico, per cui adesso stanno andando avanti benissimo. Io sono orgoglioso perché io amo soprattutto la mia città, al di là delle interne faide o competizioni. Stanno lavorando bene, io mi auguro che continui a lavorare bene, quando poi mi interpellano spesso perché mi riconoscono comunque questa esperienza sul campo, e io credo che ogni cosa abbia un suo tempo, va bene così. L'importante è che non venga distrutto il lavoro fatto, che non venga millantato come inventato da chi non l'ha inventato. Insomma, tutte queste cose le abbiamo portate noi al Teatro Pirandello e adesso vanno migliorate. Credo che sia giusto dare fiducia a chi lo sta facendo. Senti, hai parlato di giovani, sei anche un artista estremamente generoso in questo, no? Cerchi di trasmettere l'arte, comunque di dare, immagino, preziosi consigli. Ecco, cosa cerchi principalmente di consigliare a un giovane che si avvicina a questa carriera? Ecco, cosa non deve mancare? Qual è il principale consiglio che cerchi di dargli? Non deve smarrire se stesso, deve andare avanti in direzione ostinata, ma non troppo, perché a volte, ripeto, la vita non è un atto di volontà, ci vogliono degli anni per fare qualsiasi professione, capire se non ha sbagliato, tenere sempre presente un piano B, come ci hanno insegnato gli americani, perché questo mondo, come dice qualcuno più famoso di me, è vita incerta, per cui tutto quanto, però soprattutto di non smarrire il motivo fondamentale per cui si pratica qualsiasi arte, che al di là delle tecniche, al di là delle velleità, al di là delle tradizioni, al di là di tutto, fare dell'arte, scrivere, dipingere, suonare, ballare, recitare, si fa soltanto perché si ha qualcosa da dire, che non si può tenere dentro, tutto sommato si fa perché non c'è un'alternativa, è una forma di malattia, insomma, in qualche modo. Ecco, una malattia che deve far bene e non male. Senti, vari settori dell'arte, mi riferisco principalmente al canto, al ballo, ma lo vediamo poi anche nella cucina, insomma, abbiamo visto questi reality, queste cose che hanno, come dire, poi preso tutti questi settori. Secondo te il settore appunto della recitazione, come mai non è stato toccato da questa cosa qui? C'è più serietà da parte dei ragazzi del settore nel cercare di muoversi in altro modo?
c'è meno interesse da parte invece dei media per un reality legato a questo settore. Cos'è secondo te? Qual è secondo te la motivazione che non è arrivato anche in questo settore? Ma sai, intanto partiamo un po' dal basso, cioè noi veniamo da una città che si chiama Agrigento, che è famosa nel mondo per due motivi, che sono legati a un motivo, il teatro, cioè per i greci e per Luigi Pirandello. Luigi Pirandello non faceva musical, faceva prosa, per cui noi siamo famosi nel mondo per la parola, questa famosa parola che il siciliano sa usare molto molto bene, anche nella scrittura, siamo pieni, la strada degli scrittori, siamo pieni di autori importantissimi. Lo stesso discorso rovesciato vale per la televisione. Rovesciato perché? Perché purtroppo c'è un malinteso creato anche dalla televisione, non so quanto ad arte, secondo il quale se tu vuoi suonare il contrabbasso, devi farti anni di studio perché se no non lo puoi suonare. Per diventare bravo non ne parliamo. Se vuoi danzare, idem. Se vuoi dipingere, devi sapere comunque tenere dei pennelli in mano. Se vuoi fare l'attore, tutto sommato, ci hanno sdoganato l'immagine dell'attore che può essere pure quello preso dalla strada. Oddio, in certi casi può anche succedere, ma non è così. L'attore ha uno strumento che deve imparare a suonare ed è il proprio corpo. Quando questa cosa non avviene, purtroppo si vede anche nei film, si vede. Io credo che ci sia una nuova coscienza. Gli attori più importanti che abbiamo in Italia sono tutti attori preparatissimi. Che conosco molto bene perché più o meno siamo di quella generazione, e l'improvvisazione. Guarda, io ho avuto la grande. Per cui non è così, cioè togliamoci l'idea che per recitare lo possano fare tutti. Essere un attore vuol dire investire la vita in questo lavoro, non è soltanto dopo il lavoro, cioè usarlo come dopo lavoro, come si usa la palestra, come fanno in tanti. Per carità, ben venga, è giusto che ci sia il coté, diciamo, amatoriale, ma sono due cose ben distinte. La professione, come tutte le professioni, ha bisogno della sua dignità, ha bisogno del suo studio, della sua preparazione. Infatti, quelli che poi arrivano, difficilmente, ci sono dei casi, ma difficilmente sono degli improvvisati o degli improvvisatori. Sono persone che hanno costruito sull'impegno. Prendi per esempio un attore che va fortissimo, non tocca a me fare pubblicità adesso, tanto siamo anche molto amici. Prendi Fabrizio Gifuni, che sta facendo veramente il botto in questo momento, ma è esattamente il contrario di questa immagine dell'attore improvvisato. È un ragazzo, un uomo che ha studiato tutta la vita e si vede. Si vede, questo lo Giusto dico, si per non vede. parlare di me, no? Parliamo anche di E altri, non voglio solo sapere. legato al mondo della recitazione, io aggiungo che si vede anche in tutti gli altri settori quando c'è questa sostanza e quando non Non si vede. solo, ma se mi permetti, scusa se ti interrompo, Certo. ma ciò che noi portiamo nell'arte, proprio hai detto una cosa, guarda, mi unisco a questa cosa, è quello che portiamo nella vita. Quando io lavoro con i ragazzi che amo, io spesso lavoro sui loro errori, sui loro tic, sulle loro paure, sul loro vuoto, sul loro lato oscuro, non su quello che loro vogliono fare apparire perché è, tra virgolette, bello o televisivo. Ed è lì che si scoprono i segreti dell'arte. Proprio, altrimenti a che serve farlo se non si scopre questa natura creativa, come diceva Stanislavski, questo fondo, questo senso dell'essere umano. Senti Gaetano, abbiamo detto che sei pronto per Cuori di Sale, invece dalla parte teatrale cosa ci vuoi dire? Teatro cosa stiamo facendo? Cosa ci vuoi anticipare? Beh, ne parlavamo un attimo prima, cercherò di essere rapidissimo. C'è questo spettacolo che per me è un'escursione o un'incursione nel teatro comico che devo dire mi ha dato tanto, tanto, tanto successo. Veramente non riesco a essere fintamente modesto, non me l'aspettavo nemmeno io. Questo spettacolo con Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi, ma ci sono anche tanti altri attori, c'è Martina Di Fonte, Roberto Maria Iannone, Luca Andrea Martinelli, Marcella Lattuca, la regia di Gianluca Guidi, il figlio di Gianni Dorelli, cioè è uno spettacolo, la produzione di Francesco Bellomo, è uno spettacolo molto molto importante dove io sto recitando in un ruolo comico. Bene, questo spettacolo ha preso un sacco di riconoscimenti come spettacolo comico dell'anno, ci sto dentro, vediamo cosa succederà, punto interrogativo, sono felice di farlo. A parte questa esperienza, diciamo, esterna, io, come tu sai, io sto portando in giro L'Onorevole di Sciascia e Ombre, che è testo scritto da me con Adriana Sabatini, grande cast del cinema italiano. Questi due spettacoli si occupano di impegno civile e abbiamo fatto una serata magnifica con più di 1.000 persone alla Basilica di San Domenico a Palermo. Pare che non fosse mai successo che ci fosse così tanta gente. È stata una cosa straordinaria, emozionante recitare a fianco ai resti di Falcone, recitare la storia
di una ragazza che vuole fare il giudice e che invece poi è costretta ad avere una doppia identità e ha un giudice che la segue come un'ombra, è stata un'emozione straordinaria. Così come lo è l'onorevole Di Sciascia, come ti dicevo, non scegliamo soltanto, siamo scelti. Il mio impegno civile in questi spettacoli è totale, per cui io amo questi spettacoli, amo questa compagnia che ho formato negli anni ad Agrigento, ma poi devo fare anche le mie cose che mi assorbono altrettanto, come Cuori di Sale, che è un progetto bellissimo, e poi a settembre ci sarà un progetto altrettanto bello dove interpreterò ancora una volta un personaggio realmente esistito, non posso dirne il nome, ma è uno scrittore molto molto famoso, e c'è un docufilm per Rai Cinema che appunto si farà con me come protagonista nei panni di questo, nel ruolo di questo straordinario personaggio della letteratura e della cultura italiana del Novecento. Che meraviglia, che meraviglia! Ti ringraziamo anche per questa bellissima anticipazione, ci ha incuriosito tantissimo e sarà una cosa assolutamente meravigliosa. Grazie Gaetano per essere stato con noi, è stato un grandissimo piacere, complimenti per tutto, tutto, tutto e grazie. Grazie, siete i primi a saperlo, questa cosa siete stati i primi a saperlo, sono contento di averlo confidato a voi, a quanto... Grazie a voi, grazie a te, sei stata splendida come sempre, in bocca al lupo per tutto, grazie al direttore e speriamo di risentirci e rivederci presto. E speriamo di essere i primi a fare un'intervista su quel lavoro con quel personaggio che non si può dire. Quindi sei già invitato. grazie direttore. Medita. Per Real Team TV Gaetano Aronica, grazie Gaetano, alla prossima, ciao a tutti ragazzi. Ciao. Baci grandi.